Viva è il progetto pilota triennale avviato nel 2011 dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per misurare la performance di sostenibilità del vino italiano. Gli obiettivi principali sono la definizione del profilo attuale di sostenibilità della filiera e la formulazione di linee guida per una produzione vitivinicola sostenibile, nel rispetto delle indicazioni dell'Unione Europea e dell'Organizzazione Internazionale della Vigne e du Vin. Il progetto Viva contempla un approccio integrato alla sostenibilità, in cui la valutazione della performance di un vino si basa su quattro indicatori selezionati. L'indicatore aria esprime il totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate, direttamente e indirettamente, al ciclo di vita di una bottiglia di vino da 0,75 litri. L'indicatore acqua esprime in litri il volume totale di acqua dolce utilizzata e inquinata, in vigneto e in cantina, per produrre una bottiglia di vino da 0,75 litri. L'indicatore vigneto valuta gli effetti sull'ambiente dell'impiego di agrofarmaci, nonché l'influenza delle tecniche di gestione del terreno sulla sua fertilità e la sua struttura, e infine il livello di biodiversità rilevabile nell'ecosistema vigneto. Nell'indicatore territorio, aspetti qualitativi e quantitativi appositamente individuati valutano le ricadute ambientali, economiche e sociali delle attività aziendali sulla biodiversità, il paesaggio, i lavoratori, la comunità locale e i consumatori. Un vino certificato Viva è immediatamente riconoscibile grazie a un'etichetta dedicata. In essa il consumatore trova il logo Viva, i simboli dei quattro indicatori, il logo del Ministero dell'Ambiente, un QR code che permette al consumatore, tramite smartphone o tablet, di collegarsi a pagine web contenenti tutte le informazioni sul livello di sostenibilità che caratterizza il prodotto su cui è posta l'etichetta. Il primo passo da compiere per conoscere i dettagli dell'analisi di sostenibilità di un determinato vino è l'individuazione dell'etichetta Viva, normalmente posta sul retro della bottiglia. Fotografando il QR code con uno smartphone o un tablet o utilizzando l'app Viva, ci si collega a una pagina che illustra brevemente il progetto e i suoi obiettivi. Da questa, con un touch, si accede alla pagina dedicata alla performance di sostenibilità dello specifico vino, di cui vengono visualizzati il nome, il produttore e l'etichetta. Qui si può prendere visione dei risultati relativi a ciascuno dei quattro indicatori: aria, acqua, vigneto e territorio. Il dettaglio di ogni indicatore contiene una breve descrizione che permette di comprendere gli aspetti della sostenibilità espressi dall'indicatore stesso. In particolare, nei casi di aria e acqua, viene mostrato il peso relativo di ognuna delle componenti di ciascun indicatore. Un touch sul simbolo più apre un ulteriore livello di dettaglio. In questa sezione sarà possibile valutare il trend dell'indicatore nel tempo, rappresentativo dell'impegno dell'azienda produttrice nella direzione di una sostenibilità crescente.